Cristina D'Agnello lascia la procura di Ravenna. Dopo 22 anni di servizi in tribunale a Ravenna, il sostituto procuratore continuerà la propria carriera in magistratura alla Corte d'Appello di Firenze. Per salutarla, dottoressa, oggi si è tenuto un momento di condivisione nell'aula di Corte d'Assise a cui hanno partecipato amici, colleghi, esponenti delle forze dell'ordine, autorità, avvocati. Cristina D'Agnello ha lavorato a casi molto importanti all'interno della comunità ravennate. L'omicidio di Giulia Balestri, il tentato usoricidio del cuoco brisighellese, ha coordinato indagini all'interno di case famiglie, nel porto e in ospedale, solo per citare alcuni esempi. Ha seguito la formazione di volontari, diversi poi gli incontri con gli studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo. Avrei preferito non fare questo discorso e far sì che la dottoressa rimanesse, però la capisco, ha voglia di fare nuove esperienze e tutto sommato per completare la sua già ampia conoscenza giuridica fare anche un'esperienza da giudice, quindi credo che non gli si possa fare nulla per impedire di andare in Firenze. E quindi siamo qua a salutarla con dispiacere, con rammarico, però augurandole ovviamente tutto il meglio per questa nuova carriera. Probabilmente tornerà, speriamo che torni, magari torna con un'ulteriore esperienza che potrà essere messa a frutto ancora una volta qua. Ripeto, altre cose non vorrei dirne perché parlano i processi che ha fatto la dottoressa, parla la sua anche umanità che sempre ha dimostrato nei confronti di tutti, sia delle parti offese ma anche degli imputati. Questa quindi capacità di cogliere quelli che sono i risvolti che sempre ci sono dietro a un processo penale, perché dietro al processo penale ci sono sempre dei drammi. Uno di quei magistrati che sa interpretare al meglio questo ruolo di persona umana che giudica altre persone umane, e quindi con nella consapevolezza che noi invadiamo la vita degli altri e che se non stiamo molto attenti possiamo creare dei danni. Io credo che complimento che forse gradisce di più la dottoressa è proprio questo, cioè di avvicinarsi proprio al lavoro con grande umiltà e con grande umanità. Mi colpiva quello che diceva Daniele, al di là del lato professionale, la tua grande umanità. Voi svolgete una funzione importantissima come magistrato, spesso siete nell'occhio del ciclone, però ecco, fare questo lavoro con l'umanità io penso che sia la cosa più bella. Dovete essere certamente rigorosi, inflessibili, ma avere umanità, perché come diceva il primo, dietro una sentenza, dietro un'indagine ci sono sempre delle persone che vanno trattate con il massimo rispetto. Qualche giorno fa eravamo nel carcere di Ravenna, abbiamo fatto un'iniziativa sportiva, giocare a pallone con questi detenuti, e quello che mi colpiva alla fine di questi quattro incontri ci si è abbracciati tutti, cioè, con affetto, proprio. Anche se erano dei detenuti che devono scontare una pena, ho sempre detto loro, c'è sempre la possibilità di rimediare, di redimersi, di rimettersi in gioco, quindi il carcere per voi può essere una parentesi, però sappiate che noi non vi giudichiamo, anche se avete sbagliato, vi diamo l'opportunità di poter ricominciare.